benvenuti alla nuova puntata. Buonasera a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Flash Mercato. Dunque, oggi parleremo principalmente di Inter e Juve, o meglio, delle tre squadre che si stanno muovendo di più, cioè la Roma, l'Inter e la Juve. La Roma si sta muovendo in uscita e Manolas non è ancora venduto allo Zenit perché l'offerta è troppo bassa, ma lo Zenit rialzerà. È una trattativa che è destinata ad andare in porto. Manolas saluterà la Roma ha bisogno di far cassa, però adesso la Roma avrà il grano, come si dice, avrà la forza economica per comprare ovviamente giocatori importanti da sostituire i due giocatori partenti. L'Inter aspetta l'uscita di Perisic, ha necessità urgente di vendere, ha promesso alla UEFA che sarebbe rientrata entro luglio di 30 milioni e ancora non l'ha fatto, ovviamente anche perché il mercato aprirà il 1 luglio. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che dovrà trovare un accordo subito per una cessione di qualche giocatore che verrà magari ufficializzata al 1 luglio, ma i soldi magari saranno entrati prima. E colleghiamo tutto questo alla Juve. La Juve oggi ha ceduto Alexandro. Quello che so io, la Juve ha ceduto Alexandro, ormai ha quasi chiuso la trattativa. Alexandro andrà al Chelsea, la cifra si aggira dai 70 agli 80 milioni, 70 milioni con i bonus arriviamo a 80, quindi una cifra per un terzino davvero incredibile. Non entro nel merito perché ho già parlato nel video di oggi, dico che secondo me la Juve con 80 milioni, 70 milioni per Alexandro glielo portavo anche io in carrozza, in quanto lo trovo un ottimo giocatore, ma discontinuo in maniera incredibile. La Juve si sta muovendo perché sta cercando di anticipare il rientro di Spinazzola, un rientro che sembra necessario a questo punto perché intanto la pista di Sciglio che è lì da 2 anni, si parla di Sciglio alla Juve ma non è mai arrivato e questo potrebbe far pensare a una sola cosa, cioè che De Sciglio probabilmente difficilmente andrà alla Juve se non ha scadenze. Spinazzola serve per tutelarsi e dare l'assalto a giocatori più forti. Si parla di Clichy e Dalbert, per quello che so io più Dalbert che Clichy del Nizza. Dalbert potrebbe essere uno dei sostituti e uno dei sostituti di Alexandro. La pista da cross costa, secondo me, a furia di dire che è fatta, è fatta, è fatta, ma non si fa. Non si fa e alla fine rischia, insomma, di saltare. Dico la verità, a me le voci che circolano parlano di una Juve molto vicina a Perisic. L'Inter ha bisogno di vendere, la Juve ha bisogno di acquistare, Perisic potrebbe essere l'acquisto giusto per la Juve, io dico la verità, a me Perisic piace tantissimo e lo vedrei anche bene nel progetto tattico della Juve. Da qui a dire che è fatta è veramente molto molto difficile come trattativa. Dice che finora certo c'è quasi al 90, al 99% la cessione di Alexandro e dentro probabilmente Spinazzola, però la Juve ovviamente si muoverà, non sarà il definitivo, cioè insomma ecco. Detto ciò, chiudiamo con un paio di news, perché parliamo sempre del centrocampo, la Juve ha abbandonato Nzonzi, sta puntando forte su Emre Can e potrebbe, il giorno che Verratti firma con Barcellona, accelerare e dare l'accelerata decisiva per Iniesta. E l'ultima cosa che voglio dire è su Donnarumma, io dissi che non arrivava mai alla Juve ed è molto probabile che non arriverà alla Juve, anzi. A questo punto credo che sia probabile addirittura il rinnovo di Donnarumma con Milan. In caso di mancato rinnovo o di rinnovo per vendita, perché anche questo non è da sottovalutare, io continuo a dire che Donnarumma andrà allo United. E Szczesny Juve secondo me è una di quelle trattative che per il momento non si chiude, ma si chiuderà bene. Io intanto vi saluto ragazzi, vi do appuntamento con i prossimi video di Flash Mercato. Ciao!